Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi, come potete vedere dal titolo, faremo un video sui prodotti finiti. Prodotti finiti, ovviamente, che ho accumulato in questi mesi e sono stati davvero tanti. Scusatemi se mi vedete un po' strana, ma io non so come caspita mettere la luce. Questa busta di OVS tengo tipo una valigia, una valanga di prodotti finiti che tra un po' scoppia. E ho finito più prodotti beauty, robe varie, e di make up poco e niente. Partiamo subito. Allora, la prima cosa che pesco è questo qui, che è un... Scusatemi, io veramente non lo sopporto più questo con sta motosega. Ed è questo struccante detergente, un'acqua micellare bifase, nel senso che vabbè, questa qui arancione, questa qui è bianca e poi ha quella parte oleosa che voi basta che in pratica la sbattete un po' così e si mescolano. E allora all'inizio questa qui non mi piaceva, costa sui 3 euro e qualcosa, vabbè, ma in offerta la trovate anche a 2 euro. Mi è durata tipo un anno, no sto scherzando, però mi è durata tanto tanto tempo. All'inizio non mi piaceva perché non mi piaceva più che altro l'odore e la consistenza un po' oleosa. Poi piano piano mi ci sono abituata e mi piaceva perché struccava bene comunque il trucco, molto pesante sugli occhi, struccava bene il rossetto sulle labbra, le tinte, quindi veramente un ottimo struccante. E io la Lidl non ce l'ho qui vicino, quindi per arrivarci devo fare un po' di stradina, quindi quando mi capita di andarci lo prendo. Ed è questo, bah, uccelli, motoseghe, telefono che vibra, cioè boh, dove sto oggi. Ed è questo gel detergente delicato. Questo c'è sia così, gel detergente delicato, e poi c'è il peeling. Io a volte prendo quello, a volte prendo questo. Mi piacciono da morire tutti e due. Ho notato che forse il gel detergente secca un po' la pelle, quindi io dopo proprio necessito di una crema. Però mi piacciono tantissimo, costano poco, se non sbaglio quasi 2 euro, 1 euro e qualcosa, 1 euro e 80, una cosa del genere. Mi piace molto sia il gel detergente sia lo scrub, e mi piace molto anche con il Clarisonic, oppure messo su una spugnetta. Mi piace perché veramente pulisce a fondo la pelle. Io adesso sto usando un altro perché ovviamente non avendo la Lidl vicino non posso comprarlo, altrimenti l'avrei ricomprato. Ho finito questa maschera, mi è piaciuta da morire, io ho provato questa e adesso devo provare quella verde. Questa è la Hydra Bomb per pelli da dissetare, e davvero le disseta perché appena la mettete vi dà quella sensazione di freschezza, di proprio pelle imbevuta, non so, mi piace tantissimo, dovete assolutamente provarle queste maschere, costano sui 2 euro, ma mi piace proprio un sacco l'effetto che fanno, perché vi sentite la pelle proprio fresca, rimpolpata, rigenerata, non vi so dire, è un effetto, una sensazione tipo con sta maschera in faccia sembrate quasi la sorella di The Mask, però è valida, quindi ve la consiglio. Poi ho finito questo scrub della Geomar, ed è il Talasso Scrub pelle effetto nuova, per diciamo un rinnovamento cutaneo profondo. Io questo qui l'ho usato più di 2 volte, secondo me 10 volte l'avrò usato benissimo, e sinceramente la pelle me la faceva liscia, veramente mi faceva la pelle morbida, liscia, sì ok, però non ho notato questi grandi giovamenti da pelle, quindi no, una cagata, quindi non credo che lo ricomprerò. Poi ho finito tipo un miliardo di dischetti. Io uso moltissimo questi dischetti maxi, mi piacciono quelli grandi per struccarmi, quelli piccoli invece li uso per le unghie. Questi sono della Conad e mi piacciono molto, e ne escono 40 e mi piacciono davvero tanto questi Conad, infatti li compro spesso. Poi altri che ho usato sono questi qua dell'Ocean, e sono fatti in questa maniera, così. Sono sempre 40 dischetti, mi piacciono anche questi molto sinceramente. Poi ho finito questa maschera che non finiva più di Kerastase, che mi diede un parrucchiere. Questa qui mi piace molto perché vi lisce i capelli, ne dovete usare davvero poca perché ve li appesantisce tantissimo, però devo essere sincera, fa i capelli di un morbido incredibile, cioè manco una punta, vi mettete giusto una punta in testa,
Avete i capelli stramorbidi e mi piace molto. L'importante è che non esagerate, perché sennò, come tutte le maschere o come tutti i balsami, vi morta, gli fate i capelli una cosa come oleosi e super azzeccati in testa. Però le cose che Anastasia si sa sono buone, sono valide. Ho finito finalmente questo Borotalco Original. Mi piace molto alla fine me il Borotalco, il deodorante spray al Borotalco, però mi aveva stufato, io non ce la facevo più. Infatti poi alla fine l'ha usato il mio fidanzato, perché talmente che non ce la facevamo più che lo usavamo insieme per finirlo. È buono, cioè è anche valido, nel senso che funziona, però dopo un po' basta, mi ha rotto veramente le scatole, anche perché lo uso spesso. Quindi adesso sto usando un altro che sta quasi finendo, anche quello. Ho finito questo gel detergente della Yves Rocher, fatto in questa maniera alla camomilla bio, e mi è piaciuto molto. Aveva un effetto molto leggero, molto fresco, molto molto delicato. Questo secondo me è proprio indicato per le pelli delicate, se non mi sbaglio, e mi è piaciuto tanto, anche se comunque la confezione 200 ml non finiva più, però molto molto buono, molto valido. Non credo di ricomprare, perché cioè, comunque io sono una che gli piace cambiare, però è valido questo qui, e se non sbaglio costava sui 3 euro, 3-4 euro. Ho finito questo shampoo della Schultz, che io uso sempre, 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 uso semplicissimo, perché questo è uno shampoo ravvivante, questo è 100% alla camomilla bio, questo è bio, non contiene veramente schifezze, e per i capelli chiari. Io questo qua lo uso, vedete adesso per esempio che ho le mesh, lo uso tanto perché me le ravviva. Come si chiama? Questo bagno doccia vaniglia e mirra. Mi è piaciuto molto. L'odore era molto buono, lasciava una pelle veramente veramente morbida, liscia. E molto molto buono, davvero. Questo qua non so dove l'hanno comprato, io ce l'avevo in un cassetto, l'ho trovato e l'ho usato io, però mi è piaciuto tanto. L'odore era veramente paradisiaco, proprio di vaniglia e anche un poco speziato, non vi so dire, ma era veramente buono. Ho finito mille profumi, ho finito questo qui della Lidl, vabbè, penso della Cien comunque, ed è il Diamonds Suddenly, e mi è piaciuto molto. Io questo qui l'ho usato tantissimo in estate. L'odore è un po' maschile. I profumi della Lidl sono dei dupe. Questo, se non sbaglio, era il dupe di Hugo Boss, però versione femminile, se non sbaglio. Mi piace molto, anche se va messo poco, perché sennò è troppo stucchevole. Non è, è dolce, però ha una punta di profumo da uomo. Non lo so, ma a me piacciono molto questi profumi. Poi, come profumi, ho finito 3 di equivalenze, diciamo. Sono 3 equivalenze. Allora, adesso ve le faccio vedere tutte e 3. Quindi se voi vi trovate da sti cinesi, dateci un'occhiata, mi raccomando. Sono così, sta scritto seta blu, e qui stanno i numeretti. Ci sono sia per donna che per uomo, costano 4 euro e veramente vi durano una vita. Anche addosso l'odore non se ne va per nulla, e mi piacciono molto perché l'odore è simile, quasi uguale, cioè se non uguale, a quelli originali. Questo è Alien. È proprio Alien. Mi dispiace veramente che non c'è qualcosa che si possa sentire tramite videocamera, ma questo è Alien, cioè è proprio bellissimo. Io di questo ne ho comprati 2. Questo però, l'altro l'ho buttato, e vi faccio vedere questo. Questo invece è molto bello, un po' da vecchia, devo dire la verità. E questo, se non sbaglio, è Tresor, una cosa del genere. E io così che vi volevo far sentire, ma questo è Tresor di Dior, se non sbaglio. J'adore, Tresor mi pare che si chiami. Correggetemi, però è il dupe di Dior. È veramente bellissimo. Questo qua, rispetto a quello, Alien è più dolce, più femminile. Questo qua, sempre più femminile, però secondo me è indicato più per donne mature.
per donne grandi, non proprio per ragazze. Questo qui è il mio preferito in assoluto. Infatti a casa ce n'è uno nuovo, cioè nuovo, uno che sta qui, tipo. E questo mi piace tantissimo. Io credo che un giorno lo comprerò originale. E questo è... esce ancora un po'. Questo è Light Blue di Dolce & Gabbana. È lui, ve lo giuro, cioè è una cosa incredibile. A me piace tantissimissimissimo, soprattutto in estate, secondo me è bellissimo. E come altro profumo, wow, ho finito solo profumi qua. Come altro profumo vi faccio vedere questo qui da borsetta che mi è piaciuto da tanto tanto tanto, che mi ha regalato mio padre, ed è il Femme de Varan Sensuel. Questo papà, mio padre l'ha comprato da Acquasapone, se non sbaglio, e ti davano questo da borsetta più proprio il profumo. Il profumo ce l'ho ancora, sta a casa. Questo da borsetta mi è servito tantissimo perché è comodo, è piccolo, mi è durato tantissimo. L'odore è molto femminile, proprio tantissimo femminile. Ogni volta che me lo mettevo tutti quanti mi dicevano: mamma mia come profumi, mamma mia che bel profumo. In realtà è un profumo che sinceramente a me non è uno dei miei preferiti, perché io preferisco profumi un po' più maschili, però questo è molto dolce, è proprio a femmina, cioè quando sentite questo è proprio una femmina, cioè odore di femmina, come vi devo spiegare. È fatto in questa maniera, costa poco perché lo vende a quel sapone, vi ripeto. Poi vi faccio vedere Pesce Fizio, me lo sono conservato perché proprio dovete vederlo se l'avete provato oppure non lo so. Non compratelo mai, è questo Colgate Whitening, fa schifo, cioè la merda in pratica. E io l'ho provato, cioè l'ho provato, l'ho usato, ce ne avevamo due, ci abbiamo messo 3 anni per finirli. Lo schifo più totale. Se vi lavate i denti con questo, sembra che vi siete lavati i denti con l'aria. Aspettate un po' di aria. Ah sì, bene, molto bene. Invece ve lo lavate con questo, peggio dell'aria fritta. E finito questa lozione idratante della Evrochet, che non ho capito bene a cosa serviva, perché non ho capito un cavolo di niente. La mettevo addosso ma sembrava che non ce l'avessi. Ed è un latte reidratante per pelli secche, l'aloe vera, niente di che, faceva già schifo, sembrava di mettere aria fritta e via. Anche se è solo un campioncino, quindi non basiamoci solo sui campioncini. Questo invece è un sebo vegetale mattificante e mi è piaciuto, anche se l'ho usato tipo 3 volte perché ce ne è uscito parecchio, mi è piaciuto molto perché veramente mattificava la pelle, quindi questo mi è piaciuto. E poi questo l'ho adorato, cioè poi ci credo che costano tanto queste creme, ed è un attivatore di giovinezza e... Youth Activity Concentrate, quindi veramente diventate delle bambine di 10 anni o quasi 5. E mi è piaciuto tanto, tanto tanto, cioè vi sentivate la pelle rigenerata. E questo si chiama Lancome Advanced Genifique. Sempre ho finito questa, che è buonissima e la ricompro, anche se adesso tipo ho 10.000 creme, però appena mi finiscono un po' di creme la ricomprerò, perché questa mi è piaciuta tantissimo ed è la crema dei Provenzali Bio per pelli normali e miste. La formula è leggera e vellutata, molto molto idratante, ma non la sentite, è quasi un gel, cioè veramente è una cosa pazzesca, soprattutto in estate è molto fresca, in inverno non vi fa quella pelle ansiosa, nel senso che non vi... cioè non vi fa quella pelle oleata, come vi devo spiegare, che sembra che ci avete fritto della carne tipo sopra. E l'odore è molto buono, mi piace, io l'ho usata e adoro questa crema, ve la consiglio, costa anche poco perché costa sui 6 euro, a volte questa pure la mette anche in offerta, quindi buonissima. Poi ho finito per i capelli questa maschera, l'olio di macchiaia. Ho l'olio di macadamia per capelli luminosi ed è ecobiologica, 0% di coloranti, siliconi, parabeni, SLS, PEG e tutto quello che viene appresso, e mi è piaciuta davvero tantissimo. Anche questa ovviamente non ci dovete mettere 3 quintali di maschera sui capelli, sennò diventate delle belle frittelle fritte frittelle fritte delle belle frittelle miste. E l'odore è buonissimo.
Ma buonissimo, cioè vi dico solo una parola, buonissimo questo profumo, e vi lascia i capelli profumosi, profumati, profumogeni, e buonissima questa crema. Io adesso ho ricomprato un'altra che però non è all'olio di macadamia, ma se non sbaglio è all'olio di jojoba, può essere, non so, ma comunque vi farò sapere. Ho finito questo fondotinta che mi è piaciuto da morire. Questo qui è della Essence Pure Nude Makeup. Non l'ho trovato più, non l'ho trovato più. Non so che fine l'abbiano fatto fare. La Essence dove sto io fa schifo veramente, perché non lo so, finiscono le cose, non le riassortiscono. Le collezioni nuove sono arrivate in tutta Italia, persino nel Bangladesh, e solamente dove abito io, no. Cioè, perché? Why? Makeup, infatti ho finito quello. Poi ho finito questo, che ve lo faccio vedere, ma io finisco questo ogni mese. Io ogni mese sto a comprare il cancelletà anti-age della Maybelline, perché è buonissimo. Questo è nella colorazione nude e vi copre le imperfezioni. Io questo lo compro sempre. Ho finito anche un correttore. Questo correttore qua l'ho usato e si è rotto, l'ho usato, si è consumato. Questo qui, vabbè, nei lati c'è, ma è secco, cioè c'è poco, e quello che c'è è pure secco, però è proprio strausato. Ed è della Essence, sì, niente di che, cioè buono, non è che copriva, però ho detto vabbè, usiamolo. E poi vi faccio vedere le ultime cose. Non si nota, vero, che mi piace l'eyeliner all'interno dell'occhio? Ho finito 4 eyeliner glitterati che Essence ha deciso di non fare più. Cioè, ma perché cazzo di Essence? Perché? Io voglio conoscere il signore Essence o la signora Essence e voglio dirvi: ma perché non fate questi caspita di eyeliner, cavolini? Boh, non si sa. Vabbè. Comunque, talmente che mi piacevano, adesso ce ne ho altri 3 a casa che sto finendo e non so come fare. Consigliatemi dove posso comprare, dove posso acquistare degli eyeliner glitterati dorati, perché io li uso, come potete vedere, li uso sempre qui. Cioè, io non mi trovo, se io non metto questi eyeliner qui, non, cioè, mi faccio schifo. Quindi mi potete consigliare magari dove comprarli? Grazie. E comprai uno da Kiko, solo che da Kiko era troppo dorato, invece a me piace proprio glitterato. Vabbè, chiusa la parentesi. Questi costano 1,10 euro, una cosa del genere, e li trovai da OVS. Io me li sono arraffati tutti, infatti a casa ce ne ho altri 3. E come potete vedere, quando sono finiti io ero andata in crisi di panico, un altro po' in crisi di astinenza, mi rotolavo a terra, dicevo ma perché? E quindi questo è quanto. Io vi mando un bacio enorme, ci vediamo al prossimo video.